Al suo porto e negli ultimi anni la situazione è andata peggiorando. Ciao Marco. La diga inizierà, l'ingresso delle grandi navi sarà in quel punto lì, verrà portato ovviamente più verso sud in modo da poter far entrare le grandi navi, e le grandi navi ce l'hanno le grandi compagnie pochissime grandi corporation internazionali, un oligopolio come è scritto nero su bianco sui documenti, quindi sarà un disastro. Passata come un'opera sostenibile, in realtà non è un'opera sostenibile, questo per diversi motivi. Il principale è che si va a inserire in un sistema che è profondamente sbagliato, nel senso che il sistema attuale economico basato sul consumismo e quindi sull'utilizzo di risorse come se fossero limitate, ovviamente sta portando problemi a livello sociale e ambientale. E questo è un ulteriore tassello per proseguire in quella direzione. I cittadini non avranno un vantaggio da quest'opera pubblica e anzi avranno un danno che a nostro avviso è un danno globale. Se uno deve andare a vedere una prospettiva di lungo periodo, fra 50 anni il mondo sarà sicuramente molto cambiato, quindi difficilmente ci possiamo aspettare che si realizzi un mondo in crescita di consumi infiniti, quello che loro si aspettano, cioè un futuro roseo, probabilmente sarà un futuro grigiastro. Ultimamente è stato finito il nuovo porto di Calais, porto esterno. Tutto il porto è costato 800 milioni. Quindi 1 miliardo è il costo di un porto intero. Siccome non sarà 1 miliardo, ma almeno 2, è qualcosa di spropositato. Sono entrato nel progetto perché sono stato chiamato da Rina a essere il direttore tecnico della sua equipe per il project management, e poi nel marzo del 2022 ho fatto una revisione un po' profonda del progetto e ho valutato che era un progetto inutile e con un rischio tecnico elevatissimo, oltre a costi sproporzionati. E quindi mi sono dimesso da questo ruolo. Le prove geotecniche sono state fatte, la consistenza è stata misurata, nulla. E con una consistenza nulla, proprio argilla liquida praticamente. Continuano ad andare avanti. Con quale coscienza professionale, umana? Cioè, questa è una spada di Damocle, se fosse realizzata, una spada di Damocle. L'analisi costi-benefici dà 300.000 contenitori in più come valore aggiunto dell'opera. Pesa più o meno il 10%, che è una cosa risibile. Aumentare di 300.000 contenitori, 300.000 contenitori è quello che si può riuscire a aumentare comprando due gruppi. Diciamo che siamo nella tradizione del facciamolo e poi vediamo se serve. Se poi pensiamo che storicamente la crescita del traffico contenitori, sia a livello internazionale che anche quello italiano, è dal 2 al 3, siamo generosi,
facciamo un 4%, e che oggi ci sono circa, fra Savona, La Spezia e Genova, 4 milioni e 500 mila di contenitori, per riuscire a saturare quella roba lì ci vorrebbero 300-400 anni. Quindi a me sembra più la necessità di creare grandi opere, che poi sappiamo essere, voglio dire, funzionali a tante cose, piuttosto che razionalizzare il ciclo del trasporto in Italia. Da quando hanno fatto la creazione del sito web in cui hanno messo i documenti, quindi accessibili al pubblico, a quando poi alla fine hanno dato le risposte alle osservazioni dei cittadini, e quindi è il termine del processo, sono durati 2 mesi, una settimana, qualcosa del genere. Mentre invece poi la parte attiva, in cui i cittadini effettivamente hanno avuto la possibilità di ascoltare le presentazioni sulle varie componenti, scrivere e presentare i loro documenti, erano 3 settimane. Cioè, quindi la parte attiva dei cittadini in 3 settimane, ma è ridicolo. Cioè, non è stato un dibattito. Ti do delle informazioni, fai delle osservazioni e prendo delle decisioni, ti vadano bene o meno. I documenti che noi, di cui noi avevamo bisogno per informarci sul progetto di Diga Foranea sono stati forniti molto in ritardo, in alcuni casi non sono stati neanche forniti, quindi è stato impostato appunto in una maniera non favorevole ai cittadini. Per l'80% del dibattito si sono affrontati temi molto tecnici ed è stato dato pochissimo spazio invece al rapporto tra il porto e la popolazione, che poi è quello che interessa ai cittadini. Invece di vedere che cosa serve ai cittadini, che cosa serve all'ambiente circostante, che cosa serve all'atmosfera, si vede che cosa può servire a chi ha la gestione del trasporto, alla gestione delle navi, e quindi diciamo ai pochi che guadagneranno somme enormi da questa nuova opera. La nuova diga foranea non è un progetto pensato per la città di Genova, è un progetto pensato per riorganizzare l'intera città di Genova a partire dal suo porto in funzione degli interessi di alcune grandi multinazionali dello shipping globale. Fa parte di un progetto più grande di riorganizzazione e di ampliamento del porto, con interventi sia a ponente che a levante, che sono tra loro interdipendenti. Tuttavia la valutazione degli impatti non è stata realizzata in maniera cumulativa, cioè sono state presentate delle valutazioni degli impatti ambientali separate per ciascuno degli interventi che si stanno già realizzando nel porto. Secondo Recommon si tratta di un frazionamento illegittimo di questa opera, e in cui manca una valutazione dell'impatto cumulativo sia dell'opera in quanto tale che e soprattutto sull'ambiente marino, sull'ecosistema marino. Si ha l'impressione, leggendo il PNRR, che in realtà il mare proprio, cioè, non è stato neanche considerato né come ecosistema, al massimo forse come strada appunto per i grandi traffici oceanici. Ora, il Mediterraneo ha la caratteristica di essere un oceano in miniatura, con un sistema di circolazione delle masse d'acqua che interagisce fortemente con le caratteristiche dei fondali. Davanti a Genova ci sono 2 canyon fondamentali per il funzionamento di tutto il Mediterraneo occidentale. Tutto questo sistema che fa muovere queste masse d'acqua è quello che rende il Mediterraneo vivo, e quindi insomma dobbiamo tenerne conto. Non so se ne hanno tenuto conto nel progettare questa diga.
discorso della crescita inarrestabile, bisogna sempre crescere, 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 e l'ambiente non sopporta questo. Quando si parla di ambiente e ecologia insieme a economia, di solito vince l'economia.